Innovazione. Uno stesse a guardare la radice vuol dire fare qualcosa di nuovo, dove non implica ovviamente per forza fare qualcosa di nuovo con le tecnologie, ma fare qualche cosa che dia novità. In realtà poi il problema è capire chi può fare innovazione e come si può fare. Innovatori secondo me si nasce, innovatori non si diventa. Uno è capace di fare innovazione, fa bene innovazione perché ha dentro la voglia di fare qualcosa di nuovo, di crescere, di imparare sempre cose nuove. Le comunità di innovatori purtroppo spesso includono persone che sono tutto tranne che innovatori e qualche volta gli innovatori sono fuori. Una delle capacità degli innovatori è anche di andarseli a cercare, andare a cercare fuori e ascoltare il diverso per poter fare qualcosa davvero di nuovo. Innovare significa avere gli occhi e le orecchie ben aperte, perché chi non innova pensa che le cose rimangano sempre uguali a se stesse, al contrario noi, il mondo che ci circonda, sono in continuo movimento e quindi deve cambiare il modo in cui noi approcciamo le cose, le soluzioni che diamo ai problemi, i metodi che noi utilizziamo. E questo è vero come persone, e quindi possiamo essere degli innovatori nella vita di tutti i giorni, ed è ancor più vero se siamo delle imprese oppure dei professionisti, e ancora di più la pubblica amministrazione. Non è possibile trincerarsi dietro la logica dell'abbiamo sempre fatto così, perché ci sono delle soluzioni che un tempo andavano bene ed erano corrette, degli approcci e delle tecnologie all'avanguardia fino a qualche tempo fa, ma adesso non lo sono più, magari da 12 ore, da 24 ore, da 24 mesi. E quindi l'innovazione è questo, è rendersi conto quando è il momento di cambiare, quando è il momento di aggiornarsi e quando alcune volte è il momento anche di cedere la mano a qualcuno che ha più idee di noi. Ma a me piace dire che l'innovatore è un disubbidiente, cioè colui che non segue più delle regole o dei modelli che sono quelli dominanti, ma ha il coraggio, la forza, l'energia e anche l'intelligenza di proporre soluzioni nuove. Ne viene da sé quindi che l'innovazione è proprio una disubbidienza a regole, a modelli e a interpretazioni prevalenti. Non a caso che si dice spesso che coloro che fanno innovazione sono i giovani perché sono quelli meno plasmati dalla cultura dominante. Dobbiamo quindi cercare, proprio per promuovere l'innovazione, di sostenere la disubbidienza. Ma l'innovazione soprattutto cosa non è? Non è tecnologia, non è tutti quei cazzabuboli con i quali ci confrontiamo tutti i giorni, ma è un nuovo modo di pensare, sostanzialmente un nuovo modo di affrontare i processi, snellire, semplificare e soprattutto la capacità di cambiare, perché nulla è per sempre. Invece tutto ciò che va contro questi principi è cosiddetto ostacolo all'innovazione, no? Il conservatorismo che non permette assolutamente di affrontare nuove dinamiche, nuove metodologie, ma nella gestione, non tanto nella fruizione. Spesso, purtroppo, specialmente in Italia, si confonde l'innovazione con le nuove tecnologie, non c'entra assolutamente niente. Le nuove tecnologie sono solo degli strumenti abilitanti, è il nuovo pensiero l'innovazione, e questo purtroppo ancora, diciamo, stenta a diventare pensiero diffuso. Innovare vuol dire catalizzare le energie che ci sono già e in rete se ne incontrano in una quantità impressionante e dare loro uno spazio dove possano dialogare, un po' come sta succedendo oggi con questi innovatori e GEM, e quindi prendere quello che di meglio viene dalla rete e anziché riproporlo necessariamente in prima persona, dargli spazio, dargli voce, amplificarne il momento. Quindi l'innovazione è un qualcosa che presuppone coordinamento fra i diversi soggetti, per esempio di un territorio, nel pubblico e nel privato, e può essere fatto con molta facilità attraverso gli strumenti, la tecnologia che abbiamo a disposizione. Quello che ci vuole dopo è la costanza di andarci appresso, perché data una buona idea, per crescere e portarla avanti nel tempo va innaffiata come un fiore. Innovare è uno stato dell'animo, credo che sia un qualcosa in cui chi ha dentro di sé questo germe, questo virus, questo afflato, lo diventa, perché lo può essere in qualsiasi settore della vita, lo può essere sia nell'impresa sia nella vita, anche nelle relazioni. Abbiamo visto come anche i nuovi media sociali hanno creato le condizioni per ritrovare dei mondi di interesse che sono molto più ampi rispetto a quello che nella vita
normale prima si poteva avere, e questo consente di avere relazioni internazionali, confrontarsi con quello che è l'innovazione del mondo e capire, avere sempre nuove idee. Questa è una grande possibilità che la tecnologia ha, ma è dentro di noi. Allora, innovazione per me è riuscire a creare un mondo dove è meglio vivere rispetto a ieri. Quindi riuscire a ipotizzare, costruire, anche sognare una situazione in cui noi possiamo vivere meglio e le generazioni future possano crescere meglio di quello che abbiamo fatto noi oggi. Innovare è un processo complesso che porta imprese, persone, territori a migliorare la propria vita, la qualità della vita e stare bene con il mondo. Ma innovazione se ne parla forse troppo e se ne fa poca, quindi credo che l'innovazione intanto sia una prassi, e poi credo che l'innovazione debba essere presente in tutte le attività, cioè non credo debba esistere il mestiere dell'innovatore. Purtroppo in Italia a causa della scarsa innovazione del grande digital divide a volte siamo costretti anche a reinventarci in questo modo, ma in realtà l'innovazione dovrebbe essere infusa in ogni attività che già esiste, in particolare in quelle che già esistono, più che in quelle che stiamo creando di nuove. Quindi innovazione ovunque, innovazione in ogni settore. La capacità di riuscire a reinterpretare sempre situazioni, cose, persone in maniera tale che risultino sempre, come dire, degne di curiosità. Quindi per me l'innovazione è questo, cioè questa capacità, la capacità di reinventarsi se stessi e reinventare anche persone e situazioni, sicuramente. Innovazione è creare qualcosa di concreto che va a migliorare la vita delle persone, che le può aiutare a risolvere i piccoli problemi di ogni giorno, quelle cose che ti cambiano la vita e che fino a un minuto prima nemmeno ci pensavi. E strumenti come questo permettono di raccogliere le idee che poi possono trasformarsi proprio in azioni concrete. E questa è l'essenza dell'innovazione. Finché rimangono solo parole non serve così tanto. Per me innovare è proporre o realizzare nuove idee che portano valore, che migliorano la qualità della vita, che rappresentano un'evoluzione rispetto a quello che si faceva prima e come lo si faceva prima. Può essere un prodotto, può essere un servizio, può essere un pensiero. Cos'è per me l'innovazione? Fantasia, creatività, ma soprattutto applicare questa fantasia e creatività a qualcosa di utile, qualcosa che abbia successo in termini di prodotti, di servizi, e per me ancora di più è qualcosa che si costruisce insieme agli utenti, qualcosa che viene progettato, disegnato insieme a chi poi deve usare il servizio, usare il prodotto, quindi è qualcosa che ha sia aspetti sociali sia aspetti fortemente ovviamente anche tecnologici, perché la tecnologia viene messa però in secondo piano rispetto all'aspetto sociale, è qualcosa che deve rispondere a dei bisogni, a delle esigenze. Quindi per esempio una enorme innovazione per me è stata una cannuccia grande più o meno così che al suo interno conteneva dei filtri particolari per consentire a chiunque di bere in una pozzanghera d'acqua senza rimanere intossicato, riuscire quindi a rispondere a dei bisogni della società, e di bisogni la società ora e sempre più nel futuro ne avrà di enormi. Quindi benvenuta l'innovazione.